Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Doji Y300. Fatemi sapere se c'è qualcuno di voi che parla il cinese, se la pronuncia corretta è Doji o Dogi. Ho sentito varie pronunce nel corso del tempo e poiché, lo ammetto, è la prima volta che recensisco uno smartphone di questo brand, mi è incuriosito per un dettaglio particolare, ovvero per sembrare, perché poi a volte i dispositivi asiatici sembrano una cosa ma poi si rivelano un'altra cosa, mi era sembrato essere un bel dispositivo. Vi dirò fra un attimo poi che cosa ne penso di quello vero, di quello che ho potuto provare con mano. All'interno della confezione c'è un cavo USB, micro USB, c'è un alimentatore 5V 1A, ricarica un po' lenta, comunque la batteria non è particolarmente capiente, delle cuffie stereo con il tasto per rispondere sul filo di qualità abbastanza bassa, il pin per muovere il carrellino e un adattatore da nano SIM a micro SIM, visto che una delle due SIM è in formato micro. C'è poi il manuale rapido e all'interno della confezione c'è anche, io l'ho già applicata a questo smartphone, questa cover. Allora, si leva molto semplicemente. In realtà non è che proprio si agganci in un modo che mi dà una sensazione di solidità tale da dire che durerà sicuramente moltissimo, ma quantomeno vi servirà a proteggere senza distruggere troppo il design del dispositivo il vostro Y300, appunto, con una cover molto semplice e che potrete mettere e levare veramente in un istante. Facciamo che noi la leviamo per la nostra recensione. Smartphone realizzato in metallo e vetro invece frontale Gorilla Glass 2.5D. 2.5D diciamo non molto accentuato, è un'angolatura dello schermo che secondo me è appena percettibile. Fatto sta che il dispositivo rimane comunque, secondo me, veramente un bello smartphone, con questo profilo in metallo tagliato sulla parte superiore e inferiore e invece stondato sui due lati lunghi. Mi piace molto il design dello smartphone e in mano trasmette veramente una sensazione di qualità notevole. Scusate se indugio un attimo fuori dall'inquadratura, ma avevo un attimo dimenticato di silenziare un paio di chat e altrimenti saremmo stati sicuramente disturbati. Dimensioni 138, 70,6 mm di larghezza per 6,9, solo 6,9 mm di spessore, il peso è 145 grammi, quindi non esattamente esiguo. E però comunque è uno smartphone realizzato per buona parte in metallo e lo si sente, trasmette appunto una ottima qualità, una sensazione di qualità. Mettiamolo un attimo da parte. Caratteristiche tecniche: processore MediaTek MT6735P quad core da 1 GHz con GPU Mali T720MP2, supporto dual SIM, scegliendo di rinunciare alla memoria di espansione. Lo stesso carrellino contiene appunto due SIM, o la SIM e la micro SD, una a fianco dell'altra, anzi una di fronte all'altra in realtà. 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Finalmente uno smartphone economico con 32 GB di memoria interna. Era veramente l'ora, perché solitamente chi vuole spendere o può spendere poco si trova con uno smartphone con 8 o al massimo proprio 16 GB di memoria interna, che sono veramente ormai un limite abbastanza importante al giorno d'oggi. Connettività LTE 150 Mbps, Wi-Fi VGN, monobanda, Bluetooth 4.0, niente NFC, c'è un LED di notifica sulla parte superiore frontale, veramente molto molto luminoso. La versione Android è la 6.0 Marshmallow, personalizzata con l'interfaccia di MediaTek, senza in pratica quasi nessuna aggiunta da parte di Doji. Abbiamo qui una serie di gesture, abbiamo le gesture, le air gesture come le chiamerei io, ovvero senza toccare il display, abbiamo l'accensione o lo spegnimento programmato, e le gesture a schermo spento, quindi fra tutte io ho abilitato soltanto il doppio tocco per lo sblocco. Tra l'altro mi piace il blocco schermo dove ci sono queste tre scorciatoie che è possibile aprire direttamente trascinandole, vedete, dal basso verso l'alto, telefono, messaggi e fotocamera, altrimenti in qualsiasi altro punto per sbloccare il display. E poi abbiamo le gesture motion, che sono sostanzialmente le gesture invece a schermo acceso. Display 5 pollici diagonale HD 1280x700, sono stato io a premere, scusate, per 720 pixel, un display abbastanza tarato bene, con una bella luminosità, con anche dei buoni angoli di visione. Guardate qua che angoli di visione per uno smartphone economico, veramente sorprendente. Quello che secondo me non è affatto sorprendente è il fatto che la regolazione automatica della luminosità
vedete, non fa assolutamente niente se viene ritoccata in manuale, quindi dovete assolutamente affidarvi alla sua luminosità, altrimenti levate la luminosità adattiva e allora sì che la luminosità andrà a regolarsi come vorrete voi. La teniamo così in modo da non farla essere troppo bianca. Non mi fa impazzire il tema scelto da Doji per questo smartphone, che secondo me è esageratamente bianco, un po' troppo bianchiccio. Nei toggle tra l'altro troviamo una sorpresa, che è questo screen recorder che vedete sta lampeggiando e ci permette di registrare direttamente quello che succede sullo schermo. Adesso sta salvando il video, io posso premere qua per riguardare il video al volo, eccolo qui. Il pallino purtroppo viene salvato all'interno dello schermo, ma per la maggior parte di utilizzi penso che possa andare più che bene, ed è già presente all'interno dello smartphone. Questa cosa la trovo assolutamente un ottimo punto a suo favore. Altre caratteristiche, altre software, in realtà quasi non ce ne sono. L'unico altro software che voglio menzionare è questa serratura software che vi permette di inserire un PIN, non mettete un PIN non sicuro come il mio, e poi di bloccare con questo PIN l'applicazione che vorrete. Una cosa che non mi è piaciuta è che i tasti sono dentro lo schermo. Qui abbiamo il multitasking, falso. Premendo qui abbiamo il menu. Il multitasking si ottiene tenendo premuto il tasto home. Si è un po', secondo me, stuprato questi tasti qua di Android per farli diventare come spesso sono in MediaTek, con il tasto menu al posto del multitasking. Però con i tasti virtuali veramente è una, perdonatemi la parola, è una bruttura senza precedenti. Quindi niente multitasking qui, non è possibile neanche risistemarlo. Lì avrete sempre e comunque il tasto per il menu. Avete anche le float gesture che è possibile abilitare da qui, no, quindi è possibile abilitare soltanto da qua. Io l'ho disabilitato perché non vado pazzo per questo pallino che gironzola sullo schermo, però vi permette di accedere ad alcune funzioni, fra cui alcune app flottanti. Abbiamo il game mode, il read mode, la musica flottante, la pulitura del task manager, eccetera eccetera. Non mi piace molto, cioè l'idea di per sé è buona, ma capita troppo spesso di capitarci senza volerlo, e quindi io alla fine l'ho disabilitato. Fotocamera principale 8 megapixel, single LED flash 8 megapixel, ma continuo a premere il tasto di accensione. È strano che siano posizionate a sinistra, però secondo me non è che cambi poi così tanto. Vi dicevo, fotocamera da 8 megapixel che però grazie all'interpolazione, grazie tra virgolette, arriva fino a 9,5. Tra l'altro 8 megapixel non è contemplato se non passando in 4 terzi e mettendo gli 8 megapixel. Sempre con l'interpolazione si arriva fino a 13 megapixel. Allora, la fotocamera è tutt'altro che eccezionale. Quello che viene fuori sono delle foto spesso molto patinate, molto imbiancate. Guardate questa luce come è stata gestita male. Stessa cosa questa foto di Nicola. Sembra come se lo schermo sia sporco, come quelle brutte foto dei vecchi matrimoni. Guardate qua le luci come si riflettono sulla plastica. Insomma, la fotocamera per me è bocciata. Fotocamera da usare solo e soltanto in emergenza. Il software tra l'altro è quello di MediaTek, che anche con una buona luce, anzi un'ottima, esageratamente ottima luce come questa, lagga leggermente, e con una luce non perfetta come questa qui, dove ovviamente abbiamo i fari dello studio, lagga molto di più. Insomma, non è uno smartphone da acquistare per giocare. Per quanto riguarda invece la musica, andiamo a prendere la nostra canzone da YouTube, però, perché ho avuto qualche problema con il mio solito cavetto a collegarlo al computer per trasferire i file. La micro SD la stavo usando su un altro dispositivo e quindi per questa volta ho dovuto fare questa opzione. Speaker, microfono, niente, questo non è niente, questo è lo speaker. Il volume è, come sentite, accettabile, non è male, va abbastanza bene per suonerie e notifiche, ma non è assolutamente niente di eccezionale e, diciamo, non impedisce, non va a coprire la mia voce, anzi la mia voce riesce senza troppi problemi a coprire il volume dello speaker. Andiamo invece a parlare di gaming. La GPU, una Mali T720, scusate, MP2. Le prestazioni di Modern Combat 5 sono non so se riuscite a capire il senso dei miei versetti, ma non è assolutamente niente di eccezionale. Ci si riesce a giocare, ma vi anticipo che non è esattamente lo smartphone che io vi consiglio se scusate,
se volete giocare, nonostante è un peccato perché appunto lo smartphone è dotato di molta memoria interna, quindi sarebbe stato un buon dispositivo economico in cui installare tanti giochi, ma intanto la velocità di caricamento è quello che è, si è bloccato, non so che cosa è successo, a questo punto doveva essere già sbloccato, doveva essere già passato avanti, ok, non è morto, è ripartito, eccoci qua, va un po' a scatti. E qui, anche se siamo riusciti a giocare, a sparare abbastanza agilmente e ci muoviamo abbastanza in modo fluido, il gioco è tutt'altro che fluido, di frame persi ce ne sono vari, nei momenti più concitati è un po' il caos, è un po' un caos di pixel qui in mezzo. Non è veloce, la GPU non riesce, la GPU e il processore non riescono a stare dietro al gioco in modo ottimale. Faccio la telefonata di prova, quindi allontano un secondo lo smartphone dall'inquadratura per digitare il 190. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone Privati. Stai chiamando da un numero azienda. Allora, anche qui direi che non ci sono particolari problematiche, particolari punti da spiegare, se non il fatto che comunque il volume è quello che è, sufficiente in casa in viva voce, non sufficiente invece se volete usare il viva voce per esempio in auto. Batteria da 2200 mAh. Vi faccio vedere che all'interno del menu della batteria, scusate se lo trovo, abbiamo il risparmio energetico intuitivo di MediaTek, che possiamo anche riattivare qui che possiamo anche disattivare da qui, e abbiamo poi la possibilità di abilitare quello che invece stavo toccando mentre dicevo un'altra cosa, la percentuale di batteria qui sulla barra. È possibile attivare anche il risparmio energetico di Marshmallow, diciamo che né il risparmio energetico di MediaTek né quello di Marshmallow fanno miracoli, 2200 mAh di batteria non sono granché, l'hardware non è parecchio esoso, non è molto esoso in termini energetici, ma nonostante tutto con un utilizzo intenso, veramente intenso, non riuscirete ad arrivare alla fine della giornata, quindi con un utilizzo medio sì, con un utilizzo intenso probabilmente nell'ora in cui andate a cena vi conviene rimetterlo in carica, perché lo smartphone probabilmente non riuscirebbe ad andare oltre. Doji Y300 disponibile, non l'abbiamo preso, su Gearbest a 118€. In questa fascia di prezzo questo dispositivo ha veramente qualcosa da dire. È un bel dispositivo, non abbiate paura di comprare un dispositivo che vi piace. Sento veramente spesso dire in giro, ma che te frega se il telefono è brutto, l'importante è che abbia 3 giga di RAM e una fotocamera super definita. Secondo me non è così, ci sono vari tipi di persone, e per quelle a cui piace un dispositivo bello e vogliono spendere poco, questo Doji Y300 è bello e costa poco. Ma non è solo questo, perché il display è buono, abbiamo 32 GB di memoria interna, dual SIM, memoria espandibile, un software scarno ma che comunque lascia spazio a voi, la persona per personalizzarlo come volete, veramente brutte tra l'altro le icone personalizzate che Doji ha scelto per questo smartphone. Insomma, non è uno smartphone perfetto, soprattutto le due fotocamere mi hanno lasciato abbastanza perplesso, ma per il prezzo a cui viene venduto secondo me dovete tenerlo in considerazione. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.